30 settembre 1998. Una data che non dimentico. Quando il poliziotto in me morì, quella notte Raccoon City fu rasa al suolo a causa delle armi biologiche dell'Umbrella. Io sono sopravvissuto, ma per molti altri non è stato così. Mi è stato chiesto di unirmi a un programma governativo top secret. Non che avessi scelta. L'addestramento e quelle missioni mi hanno quasi ucciso, ma almeno mi hanno aiutato a non pensare. Se potessi scordare quella notte, quel dolore, anche solo per un secondo, stavolta può essere diverso. Deve esserlo. Dimmi, Yankee, come ci sei finito in questo postaccio? Un villaggio che si trova in culo al mondo. Diciamo che cerco qualcuno. Sarà qualcuno di molto importante, vero? Il capo ci ha dato ordini precisi. Aiutatelo, ha detto. Beh, di sicuro non sarete qui per arrostire marshmallow. O forse sì. Strano senso dell'umorismo. Ti confesso un piccolo segreto. Resti fra noi. Un sacco di gente è scomparsa qui intorno. Ed è un po' che questa cosa va avanti. Quindi ormai dovreste essere abituati, no? La settimana scorsa sono spariti degli escursionisti. Sono sicuro che mi aiuterete. Sa che ci siamo. La natura chiama. Torno subito. Che frio. E ha sbevuto il bar intero? Sigaretta? Lascia sitio mastetrico. Hey! Hai alguien ahí? Ce ne sta mettendo di tempo. È caduto dentro. Forse sarebbe meglio se andassi a dare un'occhiata. Io guardo la macchina. Non voglio una multa per divieto di sosta. Grazie per l'aiuto. C'è nessuno? Chiedo scusa per l'intrusione. Busco un polizia. Vino a chi?
si mette male. Ehi! Contessa, è uscito fuori! Ti dicevo! Qual è la situazione? Che cazzo succede? Cos'è stato? Nido, qui Condor 1. Qui Hannigan, rapporto. La figlia del presidente, Aquila Reale, si trova in questo villaggio. Come pensavamo, quindi. Ben fatto. Mi serve la posizione di un lago. Forse si trova lì. Ricevuto. Mi metto alla ricerca. Fai presto. La gente qui è impazzita. La mia scorta è... Devo andare, a dopo. Con permesso. Dove stanno andando? Al bingo? Nido a Condor 1, ho trovato una via per il lago.
Cerca un grosso mulino. C'è un sentiero dall'altro lato. Un mulino. Ricevuto. E attento. Chiudo. Che delicatezza. Sembrava che non vedessi l'ora di parlare. Perspicace, signora. Dimmi, hai una sigaretta? No, il fumo uccide. Oh, beh, almeno puoi slegarmi. Joder, di nuovo lui. Chi sei? Non ti muovere. Sacrificale, riceverai il nostro corpo più sacro. Ha inizio adesso. Ma che cazzo? Ehi, stai fermo. Ehi, Yankee, hai un nome? Leon. Di poche parole. Io sono Luis Serra. Che bel posto di merda per fare le vacanze, è vero? Ehi, fermo. Se ti muovi, mi tiri. E io sono già messo. Ho capito che vuoi fare. Ti trovi spesso in situazioni simili. Scommetto che sei qui per cercare qualcuno. Fammi indovinare. Magari una signorita dispersa? Una ragazza. Parla. Ora. Va bene. Li ho sentiti dire di spostare una signorita. Spostare? Dove? Chi lo sa, ma dopo ho visto trascinare qualcuno verso la chiesa. Merda! Stare con te è pericoloso. Ehi, non abbiamo finito! Ci vediamo, amico. Merda, hanno preso le mie cose. Condor 1 a nido. Ho localizzato Aquila Reale. Sembra sia prigioniera in una chiesa. Ottimo, buone notizie. Me lo ha detto un uomo che ho incontrato, un certo Luis Serra. Mi è sembrato sospetto. Puoi fare dei controlli su di lui? Ok, Condor 1, mi metto alla ricerca. Nel frattempo, vai verso la chiesa. Bene, così potrò confessare tutti i miei peccati. Condor 1, chiudo. Nel mio sangue. Nido a Condor 1.
Ho trovato delle informazioni su Luis Serra. Sembra facesse il ricercatore per l'Umbrella. Umbrella? Avrei dovuto lasciarlo marcire in quel sacco. Ti invio tutti i dettagli. Da un'occhiata, ma Aquila Reale è la priorità. Ricevuto. Mi dirigo verso la chiesa. Condor 1, chiudo. Agnello sacrificale, riceverai il nostro corpo più sacro. Ha inizio adesso. All'alba tu ti unirai al nostro culto, accolto dalla mia benedizione per sempre. Condor 1 a Nido, mi ricevi? Condor 1, sei stato in silenzio radio per 3 ore. Va tutto bene? Sì, sto bene. Non succederà più. E la chiesa? Sto ancora cercando una specie di chiave. Ricevuto. Almeno stai bene. Chiudo. Ashley! Sei qui? Ashley. Ashley Graham, sei qui dentro? Lasciami! Ascolta. Ehi, vacci via! Mi chiamo Leon. Sono qui per ordine del presidente. Molto bene. È pericoloso là fuori. Mi devi dare retta. Che succede? Laggiù. Inseguitemi. Gli agnelli scappano. Perseguite. Consegnatelo. La grazia. Che facciamo?
Tuo padre si fida di me. E devi fidarti anche tu. Fai quello che ti dico. Ti riporterò a casa. Ok. Leon. Aprisa, aprisa. Se escapan los corderitos. Gracias a quien perdón infinito. Bene. Filiamo via da qui. Ok. La scala. Io. Ok. Come facciamo? Siamo bloccati. Col cavolo. Tranquilla, ti prendo. Ehi, fidati. Grazie. Nido, ho trovato Aquila Reale. Ricevuto. Lei sta bene? Confermo. Bel lavoro, Condor 1. Invio subito un elicottero. Ti invio le coordinate del punto di estrazione. Devi arrivare lì. Proteggi Aquila Reale a ogni costo. Ricevuto. Presto. Il tempo sta peggiorando. Chiudo. Attenta, è pericoloso. Non ti allontanare. Ok. Ehi! Di qua! Tu. Ehi, ascolta, riguardo a prima. A proposito. Ehi, hai ritrovato la tua signorita perduta. La signorita ha un nome ed è Ashley. E tu sei? Mi chiamo Luis. Incantato. Bene, abbiamo tutti un nome. Adesso. Dimmi chi sei e cosa ci fai qui. Sono ottime domande, peccato. Nasconditi. Dal caso, vieni, aiutami. Ashley, presto, vieni qui. Vai. Ok, divertiamoci. Tossisci sangue così. Ti va di spiegarci? La tosse, il sangue, sono causati da una cosa chiamata plaga. Ok. Hai visto quelle persone, no? Beh, dentro di te c'è la stessa cosa. La cosa che li ha resi così. Questo, quello che ti succede, questi sintomi, non è che l'inizio. Non voglio diventare come loro. Ma tu sei fortunata. Vedi, a questo stadio il parassita, la plaga, può essere ancora rimosso con un'operazione chirurgica.
Ti serve solo sapere come. Eh sì, la giusta attrezzatura. Quindi anche tu? Niente paura. Io ho un piano. Ma dovete fidarvi di me. Grande, allora siamo soci. Perché ci stai? Niente domande adesso, il tempo scorre. Perché ci aiuti? Perché mi fa sentire meglio. Mettiamola così. Mi faccio vivo io. Ehi! Hai una sigaretta? Ce le ho. Le tue preferite. Ma dov'è l'ambra? Purtroppo non ce l'ho con me al momento. E dovresti proprio complimentarti per il mio ottimo lavoro. Mi sono fatto il culo e sono riuscito a nasconderla prima di essere preso. Ed è per questo che sono ancora vivo. L'accordo era: ti tiriamo fuori di qui quando consegni l'ambra. Niente ambra, niente protezione, Luis. Quanto sei puntigliosa, Ada. E va bene. Vado a prenderla ora, che dici? E c'è anche un'altra cosa che devo prendere. Condor 1. Con questo brutto tempo, l'elicottero non può avvicinarsi. Aspettate lì finché non migliora. Negativo, troppo pericoloso. Andremo a cercare un posto più sicuro. Mi spiace, vorrei fare di più per voi. Non preoccuparti, torneremo a nuoto se necessario. Condor 1, chiudo. Andiamo. Che cosa mi succederà? Intanto, pensiamo ad andare via da qui. Ok, giusto. Bene, andiamo. Ok. Richiede purificazione. Vieni, figlia mia. Ashley, scappa! Presto! Non pensare a loro! Ascoltami, è te che vuole. Se lo incontriamo di nuovo, scappa. E tu che farai? Farò il mio lavoro. Attento. Leon! La tua resistenza è inutile. Abbandona il tuo corpo al volere del nostro Dio.
missionario fai schifo. Lo sai, però? Oh, onnipotente, donami la forza di schiacciare i tuoi nemici. Pezzo di merda. Ashley, scappa! Va bene. Hasta luego. Dio, ti ringrazio per il tuo dono. Vuoi fare sul serio? Beh, facciamo sul serio. Sei anche tu un insetto, ovvio. Sei un vertigo. Attirerà la loro attenzione. Andiamo. Leon, non mi trasformerò in una di loro, vero? Non succederà. Te lo prometto. Che succede? Beh, ora siamo certi che non ci seguiranno. Andiamo. Hola, qui è Luis. Siete ancora in giro? Io volevo andare a casa, ma Ashley ci teneva a vedere il castello. Perfetto, perché ho un regalo da darvi. Una medicina che frena lo sviluppo del vostro problema. Dove andiamo? Nel cortile interno del castello. Incontriamoci lì. Ciao. Bene, Ashley. Luis ha detto che... Ho capito. Andiamo allora, no? Un caloroso benvenuto nel mio castello. È un piacere fare finalmente la sua conoscenza, signor Kennedy. Chi diavolo sei tu? Io? La prego, mi chiami Ramon. E mi permetta di arrivare dritto al punto. Vorrei che consegnasse a me quella fanciulla. Adesso. Sì, puoi scordartelo, Ramon. Lei sta bene dove sta. Con me.
signor Kennedy, signor Kennedy, che cavaliere. Tuttavia, vede, la ragazza ci è necessaria. Usando lei come fonte primaria, gli Stati Uniti e poi il mondo intero strariperà della sua grazia. Questa è la volontà del mio padrone, l'onnipotente Lord Sadler. Allora obbedirà agli ordini, vero? Mai! Beh, l'hai sentita. Ma che disdetta! Accertatevi che l'ospite si senta a casa, ora che ha scelto di morire. Leon. Stammi vicina. Sembra il posto giusto. Stai bene? Credo di sì. Non preoccuparti per lei. Preoccupati per la tua vita. Povero stupido agnello! Stai indietro, ragazzo. Ashley. Nido, rispondi. È andato tutto a puttane. Ci siamo rifugiati in un castello, ma ora ho perso Aquila Reale. Sento. Nido, ti sto perdendo. Mi ricevi? Bruno. Sei. Cazzo. Non va più. Non muovere un muscolo, Leon. Non vuoi che usi questa, vero? Dopo ben 6 anni, questo è il saluto che mi merito, Ada. Non sembri sorpreso. Interessante. Il coltello è meglio. Per il corpo a corpo. Una bella mossa. Davvero di classe. Per chi stai lavorando stavolta? Oh, Leon. Lo sai che sono riservata. Dimenticala. È spacciata in ogni caso. Se vai via adesso, chissà. Forse ci rincontreremo. Potrei darti quel saluto che desideravi. Credi mi arrenda così facilmente? Giusto. Rimandiamo la conversazione un'altra volta, ti va? L'ultima persona che mi aspettavo qui. Stai indietro! Potrei farti del male! Ho tanta paura! Quando è successo, non ero più in me, non ero io, ero qualcos'altro. Deve essere terrificante, lo so. Anche tu. È normale avere paura. Ma non puoi scappare.
devi andare avanti. Possiamo farcela. Insieme. Non so se ce la faccio. Ce la fai. Magari avverti prima di accoltellarmi ancora. Leon. Grazie. Luis, dove sei? Scusami, ho fatto un casino. Vieni a salvarmi, principe azzurro. Come no? Verrò a cavallo. Andiamo. In sala da ballo dopo il cortile. Vieni a danzare con me. Che tipo assurdo. Beh, non possiamo abbandonarlo. Leon, le scale! Stai indietro. Morte. Corri, vai! Ma cosa...
Ashley, stai bene? Sì. Un attimo, ti tiro fuori. Tieni, prova questa. Riesci a scendere? Ti prendo io. Sì, forse sì. Allora, che fine ha fatto l'Ambra? Mi spiace, ancora nulla. Ma il mio piccolo aiutante sta facendo proprio un bel trambusto. Andrà tutto alla perfezione. Basta che tu tenga il tuo cagnolino sotto controllo. È un bravo cane, prevedibile. Bene, tieni il cagnaccio. Ma non venire a piangere da me se ti morde. Ada? Immagino di no e ho un'informazione. Qualcosa di grosso accadrà nella sala del trono. Dura fare la balia, eh? Ehi, Ada! Ada! Perfetto. Ashley! Sei ferita? Attento! No! Prego, continuate. Non urti, mia cara. Se fai così, la tua sofferenza aumenterà. Arrestato, porta. Ti prego! Bastardo! A chi nos despedimos, señor Kennedy? Resisti, Ashley. Sto arrivando. Miserabile agnello. La tua sofferenza finirà come quella della nostra nuova figlia. Che si è unita a noi in comunione e adesso lei è nostra carne e nostro sangue. Il mio fedele discepolo le mostrerà la via. Paura, offri la salvezza a queste anime perdute. Ai suoi ordini. Yeah.
Ti faccio un buon prezzo. Ti senti meglio? Sì, pare che funzioni. La brutta notizia è che hai solo guadagnato un po' di tempo. Gli effetti dell'inibitore svaniranno molto presto. Pronto ad andare? Non preoccuparti per me. Ashley è la priorità. In tal caso, sappiamo che cosa fare. Andiamo, Sancho Panza, a salvare la principessa Dulcinea! Così ti fai male. Ehi, era la mia lancia. Ok, ho capito, andiamo. Perché mi aiuti, però? Cosa ci guadagni? Non essere diffidente. Ho detto che ti avrei aiutato, no? Non è facile per me fidarmi di uno che lavorava per l'Umbrella. Hai saputo, eh? L'Umbrella è finita. Non devi più preoccuparti di loro. Non hai risposto alla mia domanda. Qual è il tuo scopo? Voglio solo sentirmi in pace con me stesso. Farei ammenda. Una roba simile. Dacci una spinta, Sancho! Ah, io sarei Sancho? Ecco, si muove. Con questo faremo molto prima. Lo stiamo facendo davvero? Ehi, andiamo di fretta, giusto? E comunque... Comunque cosa? Reggiti forte! Stiamo deragliando! Inclinati! Merda! Merda! Fai qualcosa per quelle tavole! Boie! Calma binario! Altrimenti ci schiacciamo! Finito? Temo di no. Siamo soltanto all'inizio. Bene. Andiamo. Ah, un'altra volta. Arriva!
cose. Guarda! Cazzo! Tira il freno! Prossima volta, saggio. Come vuoi. Sono stremato. Meno male che la tecnologia ci assiste. Non ti capisco. Perché rischi così la tua vita? Non ci conosci neanche. Te l'ho detto. Mi fa sentire meglio. Dimmi la verità per una volta. Los Illuminados. Lavoravo per loro. Ecco la verità. Aiutare voi due non è abbastanza per redimermi, lo so. Però non voglio che ci siano altre vittime. Allora, vedi di fare sul serio. Parole dure per uno scudiero. Siamo fuori da quell'inferno. Sono pronto a respirare aria fresca. Por fin! Perché se siamo arrivati fin qui, vuol dire che siamo quasi... Quasi cosa? Luis! Da quanto tempo non ci si vede, matricola? Maggiore Krauser! Ma che cazzo! Perché? Recupero oggetti rubati. E uccido qualche ragazzo nel frattempo. Un lavoro facile. Ashley. È stato lei. No, tu sei sveglio! Non te l'avevo insegnato. I coltelli sono più veloci. Niente more. Sappi che abbiamo appena iniziato. Matricola. Quel culto la sta controllando? Questo non c'entra con loro. Sono un uomo libero che ha fatto una scelta. Troppo lento. Non male. Maggiore! Ha perso la testa! Non sono mai stato così sano di mente. Ora concentrati e fammi vedere che sai fare. Un soldato come lei, perché lavora per questi pazzi? Ma perché? Ti sei dimenticato cosa è successo 2 anni fa? L'operazione Javier? L'operazione Javier. La mia intera squadra distrutta. E il nostro governo non ha fatto nulla. Preparati. Ma non hai imparato nulla in questi ultimi 2 anni. Ora basta, matricola. Non sei cambiato per niente. Sei una vera delusione. Oh!
non ho una bella cera, vero? Una grande perdita per tutte le donne. Non parlare. Prendi questa, la chiave del mio laboratorio. Vai lì e rimuovi quei dannati parassiti. Aiuta Ashley. Sai, ho avuto una vita di merda. Ma ora... Tu che ne pensi, Leon? Le persone possono cambiare. Sei stato valoroso, Don Chisciotte. Non la passerai liscia, Krauser. Quindi non sei proprio senza cuore. Immagino di doverti ringraziare. Sì, dovresti. E così ti ho consegnato la ragazza come promesso. Di' al nostro signore di non dimenticare la fedeltà del suo servo Ramon. Ashley! Leon! Che stolto, signor Kennedy, aver ricevuto in dono la grazia di Lord Stabler. Tu parli troppo. Eppure non riuscire a... Tu, volgare, schifoso, incivile! Carogna! Lasciami fuori dal tuo copione di merda. Beh, allora, perché non ci provi tu a scrivere un copione di successo con le tue azioni? Serve qualcosa? Sembra che tu abbia qualcosa da dirmi, Leon. Ho una cosa da chiederti. Ma dubito risponderei chiaramente. Raccoon City. Sai, dopo l'incidente, il mondo è cambiato. Cerchi di salvare una persona e ne muoiono 100. Sono cambiato anch'io.
Tu? Leon S. Kennedy? Non sei cambiato. Pensi di averlo fatto? Ecco la mia domanda. Tu sei cambiata, Ada? O stai di nuovo cercando di usarmi? Secondo te? Ci siamo. Pensi troppo, tesoro. Ci vediamo. Finisce sempre così. Ashley. Andrà tutto bene. Scusa il ritardo. No. Grazie. Hai portato la medicina in tempo. Ce la fai? Dov'è Luis? Si è preoccupato per te fino alla fine. Andiamo. Non c'è molto tempo. Facciamola finita. Per Luis. Ada, mi ricevi? C'è un laboratorio dove rimuovere il parassita. Ho il sospetto che tu sappia dove si trovi. Le strutture più importanti si trovano nel santuario in cima alla montagna. Io cercherei lì. Ada, l'enciclopedia. Lieta di aiutare. Sei in debito. Prostratevi tutti. Questo è il sacro corpo. La divina provvidenza è presto. Una benedizione profonda per tutti. Las plagas. Benvenuti. Figli miei, io sono Osmund Sadler, portavoce di nostro signore. E chi cazzo se ne frega? Stupidi agnelli, perché rifiutate la grazia? Ora, concedi il tuo corpo. Obbedisci. Obbedisci alla voce del signore. Figlia mia, non fare resistenza. Perdona questi peccatori. Il mio fedele discepolo infliggerà la vostra penitenza.
Figlia mia, non avere timore. Rinuncia al tuo corpo e liberati per sempre dalla paura. Stavo aspettando. Matricola. Oh, sei in pena per la ragazza, non è vero? Sei sempre il solito. Hai una scarsa capacità di giudizio. Ma se pensi che ti lascerò uscire da qui, vivo, sei ancora più ingenuo di quanto pensassi. Non puoi salvarla. Tu non puoi salvare nessuno. Farla finita, Krauser. Fare il lacchè di questi fanatici non ti ridarà gli uomini. E a che cosa serve? Una vendetta contro il governo? Pensi che vorrebbero questo? Vendetta? Tu pensi che faccia tutto questo per vendetta? Allora dimmi, perché lo fai? Vedi, in quella giungla ho avuto una rivelazione. La cosa più importante in questo mondo è il puro, pieno e assoluto potere. E l'Illuminados me l'hanno dato. Sei sempre stato uno stronzo. Ma almeno prima avevi un codice. Avevi onore. E guardati adesso. Basta coi ricordi. Muovi il culo e apri il fuoco, soldato! Sei stanco, Krauser? Te l'ho detto migliaia di volte. Non hai le palle per fare ciò che è necessario. Questa è la differenza che c'è tra te e me, Matricola. È ora di finire il tuo addestramento. Qui il tuo vero potere? Io chiederei un rimborso. Ti pentirai di aver fatto tanto lo spiritoso. Pensare di scapparla! Voglio dalla voglia di vederti soffrire! Ancora finito. L'ultima lezione inizia proprio adesso. No, ora te la do io una lezione. Oh, quanta sicurezza. Avanti, matricola! Sei pronto, matricola? Sì, facciamola finita. Si è arrivato qui. Oh, madre, ma è proprio quello che mi aspettavo. In fondo, conosco il tuo potenziale meglio di chiunque altro. Che peccato che tu non riesca a vedere la verità. Per quanto
fine della missione. Un tempo avresti detto lo stesso. Devi smetterla di vivere nel passato. Il Krauser che conoscevo ormai è morto. Morto? No. Più grande, è più forte che mai. La mia difesa è indistruttibile. No. Arrendi, non puoi competere con me. Sei ancora troppo lento. Assaggia la vera potenza! Oh, la forza è tutta! I demoni non possono proteggere nulla! Se continui così non ci sarà più nulla da proteggere! Un tempo l'avresti capito! È qui che ti sbaglio! Allora non ti rompe niente! Adesso sì! Non puoi rifiutare questo potere! Pensa a quanto ti diventare un pazzo maniaco come te? Non ci penso neanche. Puoi sempre avere l'ultima parola. Coraggio! Te la tiro fuori a calcio! Solo una cosa. Che palla. Dov'è? Ti ha mandato te. E no, inutile stronzo qualsiasi. È ora di farla finita. E allora dai. Vediamo una volta per chi è il mio. Andiamo! Non sei capace di difenderti. Finiamola. Sì, questo è il momento che stavo aspettando. Coraggio, matricola. Adesso fammi vedere che cosa pensi di avere più di me. Senza dubbio, Maggiore. Senza dubbio. Oh!
Morgan, ti sono debitore. Figlio mio. Che cosa vuoi? Voglio solo condividere il mio dono con quanti più possibile. Un desiderio umile, non trovi? Vedi, noi tutti siamo connessi tramite il sacro corpo. Ora la tua carne e le ossa, i tuoi pensieri sono già una parte di noi. Perché rifiuti la serenità? Devi solo accettare il sacro dono. Come ha fatto lei? Sadler! Ah, sì, è giunta l'ora. L'agnello si unisca a noi! Oh, che lui sia benedetto dalla vostra misericordia! Esultiamo tutti! E così sia! Leon! Vai! Laboratorio B. Sembra sia di qua. Che diavolo?
trattare diversamente. Fallo prima tu. Certo che no. Te l'ho detto. Ti riporterò a casa. Lavavo la spacca. Ashley. Sono qui. Pensavo stessi morendo. Oh, sto bene. L'hai fatto tu? Sì. Sono stata io. Riesci ad alzarti? È una mappa? Sì, l'ho trovata. Penso che ci sia una via di uscita di qua. Ehi, siamo una squadra, vero? Continua così e perderò il lavoro. Quindi tutto questo, rimuovere i parassiti, è merito di Miss... Sì, se siamo vivi, è grazie a lui. Resta qui. Torno subito. Va bene. Thank you.
finalmente un aspetto che ti si addice. Mostro dentro e fuori. Comunque, il nostro amore finisce qui. Non sono io, sei tu. Usa questo! Che diavolo fai? Niente di personale, Leon. Luis e io avevamo un patto. Tranquillo, ci starò attenta. È ora di andare. Vieni. Sappiamo entrambi che qui le nostre strade si separano. Capisco. Alla prossima, Leon. Leon! Dove sta andando? Chi lo sa? Non capisco perché se n'è andato. Presto, l'isola esploderà. L'isola cosa? Già! Bene. Non lo so, ma è stato assurdo. Missione compiuta, giusto? Missione compiuta. Quando sarai a casa? Grazie per avermi salvata.
Di niente. Potrei raccomandarti a mio padre. Assumerti come mia scorta, se ti interessa. Non ti servo. Hai dimostrato di sapertela cavare. E cerca solo di stare lontana dai coltelli. Andiamo. Si torna a casa. Condor 1. Nido Condor 1, mi ricevi, passo? Rispondi. Rispondi, funziona questo coso. Leon? Leon, tu e Ashley state bene? Allora, dove sei finito? Rispondi! Passamelo. Ho recuperato l'ambra. Eccellente. Solo una domanda. Che cosa hai intenzione di farci? Io non ti pago per fare domande, Ada. Ti basti solo sapere che sta arrivando una nuova alba. In 100 daranno la vita affinché una persona sopravviva. Io sto solo accelerando questo fenomeno. Quindi parliamo di milioni di vittime. Miliardi. Ambizioso. Cambiamo rotta, subito. I remember those lost in the dark, the bullet or the blade that kept us apart. But I've been moving on, can't be still for long, 'cause it's the only way. Never ache for a place called home, can't hold on so tight, gotta let it all go. I have a purpose, it's all that I need to help me find my way every day. Keep your eyes on the road ahead. Don't be drawn into the light or the shadows in your head. Keep your eyes on the road ahead. And don't ever look back. Don't ever look back. 'Cause I got a feeling in my bones that everything's gonna be fine. Yeah. Don't ever look back. Don't ever look back. Fought a war and I learned how to win. But how do you fight when the enemy's within? Find your pride, go deeper inside, for the fire that will light your way. The ones you trust can one day betray. You're the hunter and then you're the prey. You pay the cost, it all feels lost. Then you hear a voice inside you say, keep your eyes on the road ahead. Don't be drawn into the light or the shadows in your head. Keep your eyes on the road ahead. And don't ever look back. Don't ever look back. Keep your eyes on the road ahead. Don't be drawn into the light or the shadows in your head. Keep your eyes on the road ahead. And don't ever look back. Don't ever look back.